Voi non potete capire il disagio perché questo è il primo video che registro con la mia macchinetta fotografica di nome Gina. L'avete conosciuta se mi seguite in pagina spam. E devo dire che mi aspettavo peggio, sinceramente. Però non devo parlare troppo presto perché comunque l'audio non è bello. Già in questo lato della camera l'audio fa schifo già di suo, quindi figuriamoci senza l'audio giusto. Così non ho un microfono, quindi lasciamo perdere, preghiamo il Dio, il Santo e il Signore perché questa cosa funzioni. Back. Io sono Ali e benvenuti nel mio canale. Visto che dovevo provare questa macchinetta fotografica nuova di nome Gina, ci ho detto, ho deciso di non fare un video troppo complicato. Perché se io girassi un video complicato, mi mettessi d'impegno a mettere giù qualcosa da dire per divertire così, e venisse anche un video bello, ma poi io non lo potessi pubblicare per colpa della macchina fotografica che io devo ancora provare, quindi non so come funziona, se funziona, eccetera, mi verrebbe un pochino nervosetto. Quindi, per non rischiare, ho deciso di fare un altro bla bla blando. Ovvero, era la stessa cosa che avevo fatto l'altra volta che ho parlato di Stranger Things, i miei capelli e roba varia. Cioè, io parlo a ruota libera di cose che mi passano per la testa senza un filo logico portante. Quindi, questo è l'ennesimo video senza contenuti del canale. Ah sì, io nello scorso video avevo detto che avrei pubblicato poi un altro video con Mega subito dopo quello di prima. Poi ho pensato, no, vabbè, cioè, poi diventa noioso perché siamo io e lei sempre vestite allo stesso modo, nello stesso posto, che facciamo solo cose leggermente diverse, quindi sarebbe parecchio monotono. Quindi ho deciso di spezzare con questo video e dopo pubblicherò quello con Mega. Allora, non lo so che raccontarvi. C'è un freddo cane. Io in pagina continuo a dirlo, ma vi giuro che c'è un freddo cane, è una roba assurda. Adesso vi faccio anche vedere la nebbia che c'è in questi giorni. È da tipo ieri sera che c'è una nebbia della Madonna. Cioè, occhio che roba. Occhio, questo è fuori dalla mia finestra, ma non rende neanche bene, cioè. Non si vede proprio niente, è una cosa allucinante. Cioè, non c'è il cielo, non c'è il cielo. Voi vedete un cielo, io non lo vedo. Sono molto stanca in questi giorni, ma davvero molto stanca. Mi fa anche male la spalla. Sarà che ormai dopo tutti questi anni passati a portare lo zaino solo sulla spalla destra, con lo zaino pesante tipo 18 tonnellate e qualche bue, si sono fatti sentire e io sto morendo. Allora, la spalla destra mi fa un male boia tutte le volte che. Vabbè. La vecchiaia, raga, la vecchiaia. Non so se vi ho già detto com'è il mio pullman. Il mio pullman è un cosino. È un pulmino piccolino. Di quelli da tipo 15 posti. Non c'è lo spazio vitale, non ci si sta. Se ti alzi in piedi, batti con la testa sul tetto. E, cioè, non è carino, non è carino. Poi figuratevi come si va a scendere da lì, cioè, non ci stiamo. È stressante ogni volta doverlo fare. L'ho fatto oggi, io lo faccio solo di mercoledì perché il mercoledì è l'unico giorno in cui finisco alle 12:35 e a quell'ora c'è sto pulmino. Poi all'ora dopo, che è l'ora a cui esco, di solito io esco all'una e mezza di solito, c'è il pullman che è leggermente più grande, non tanto più grande perché il mio pullman è comunque disagiato, cioè non è uno di quei pullman normali, è un pullman strano privato che hanno adibito a pullman nostro perché dicono che nel mio comune siamo in pochi, cosa che non è assolutamente vera. Infatti ci si scanna per un posto, manca poco e saliamo sul tetto per tornare a casa, ma comunque lasciamo perdere, lasciamoli nella loro convinzione. Ma è brutto essere sfigati. Cioè, quel pullman lì non è neanche che passa magari una volta all'ora, una volta ogni 2 ore, passa tipo 3 volte al giorno. È brutto, cioè almeno dove abitavo prima, che era comunque un paese, cioè non era in città, era un paesino che è qua vicino, 10 minuti da qua dove abito adesso. Comunque c'era un pullman allora che andava sia da una parte che dall'altra, quindi potevo andare sia in città che nell'altro paese che c'è più in là, che ci sono comunque delle persone che conosco, ogni tanto ci volevo andare, però da qua non ci posso arrivare perché il pullman che passa qua passa pochissimo e va solo in là, cioè in città. Che bello vivere a Cotrebbia Nuova, che bello, che bello, che bello. Ah sì, tra l'altro il tour di Cotrebbia Nuova arriverà, non ho idea di quando, ragazzi, cioè non ne ho idea, perché con sta nebbia, sto freddo e così, onestamente non ne ho la più pallida idea. Io devo trovare un giorno in cui ci sia il sole, non ci sia troppo freddo e ci siano i requisiti per fare un video decente, cosa che in questi giorni non c'è. Quindi non lo so, secondo me finiremo ad aspettare la primavera. E non so in che giorno voi state vedendo questo video, ma oggi è il mercoledì prima dell'Immacolata, quindi io domani sono a casa e poi faccio il ponte venerdì e io sabato non vado a scuola, quindi adesso ho 4 giorni. Questo mi rende abbastanza felice e mi permette di dormire dopo perché io voglio morire. Credo che guarderò qualche serie TV perché da un bel po' che non guardo niente, non guardo nessuna serie TV. È assurdo! Non ho più guardato Criminal Minds. Di nuovo, non ho più guardato Once Upon a Time, non ho più guardato Ghost Whisperer. Boh, non ho più guardato niente, cioè faccio schifo, mio Dio, ma. Oh, ma tutte le volte che faccio un video mi ritrovo a farlo con sta felpa. Adesso è il terzo video, poi ce ne sarà un altro dove sono sempre con questa felpa. Oh mio Dio, ma sembra una barbona. Oh, ma.
Ci calmiamo, per favore. Grazie. Nel video precedente c'è uno spezzone, tra parentesi se non l'avete ancora visto andatevelo a vedere, in cui io e Mega cantiamo In The End dei Linkin Park. Bene, segreto segretuccio, io quella canzone la conoscevo solo perché Mega la continuava a cantare quando eravamo in vacanza a Rimini, ma era un continuo e continuava a dire In The End, it doesn't even matter, ma proprio senza senso, già a casa nella giornata ogni tanto sentivi lei che partiva e che andava In The End, it doesn't even matter, e io lo guardavo tipo The fuck? Però io ieri sera l'ho scaricata perché ero curiosa di sentirla tutta, non l'avevo mai sentita tutta, mai, 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 avevo sentito solo canticchiare Mega. E cioè, nel senso, è bella, è proprio una bella canzone, io ormai mi sono fissata, continuo ad ascoltare quella da ieri sera. Tra l'altro mi sento anche molto poser, ma io non dico di essere fan dei Linkin Park, quindi non sono poser, cioè io non sono loro fan, io so solo Castle of Glass e adesso so questa, quindi. Io mi sento poser per un sacco di cose, tipo mi sento poser per le Fifth Harmony, ma comunque io non dico di essere un harmonizer, dico che mi piacciono molto le Fifth Harmony, che è vero. Cioè, però non so tutte le canzoni a memoria, eccetera. Non le conosco neanche bene loro. Cioè, so il loro nome e cognome, so il loro carattere, nel senso che sì, le seguo. Però non dico di essere la fan numero uno e non lo so neanche perché, cioè, fondamentalmente so pochissime cose di loro in rapporto a quello che sanno le harmonizers. Later. Ok, ragazzi, mi si è interrotta la registrazione, non ho capito bene perché. Sta andando? Fantastico. Un attimo. Si è spenta di nuovo ed è passato un bel po' di tempo. E quindi finiamolo qua velocemente perché ho paura di quello che potrebbe succedere. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto non lasciate un dislike perché dislike non dovete lasciarlo mai. Lasciate un commento come al solito, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Addio!